Qui è JTaz ed eccoci tornati su Outlast. Cominciamo subito, bando alle ciance. L'ultima volta eravamo rimasti, che eravamo scappati da quel dottore e stavamo tipo ancora scappando. E niente, quindi aspettiamo che il cerchietto che gira finisca di girare e let's go, andiamo avanti. Credo che non si dica, però va bene così. Sono tipo troppo carico perché ho appena registrato il video che probabilmente sarà uscito ieri, credo. Ieri lunedì, spero, suppongo. E su Ghost, che partitone epic, soprattutto l'ultimo mi è piaciuto un botto, ragazzi. Che cazzo di posto è questo? Non stavamo qua. No, me lo ricordo. Poi perché è così? Cioè, no, non pot- allora, se non sbaglio eravamo andati qua, no? Ma sta cosa già l'abbiamo fatta, perché me lo ricordo nel video c'era. Cioè, nello scorso video c'era. Comunque, mi sembra che tipo lui cammini tipo troppo lento. Ah, ok, questo qua ho detto sì, mi sono aperto la via di fuga. Poi ho detto vabbè, dobbiamo andare di qua. Ok. Infatti mo qua lui comincia a fare. Buddy, what are you trying to do? I gave you a chance, eh? You know, try Kika. Well, I can't help somebody who doesn't want to be. You're fired. Hold up there, buddy. No, non mi inseguire. Dove vado? Dai. Io me lo guardavo con calma. A me piaceva quel tizio prima. Ora mi sta un po' antipatico. Poi te pare che lo perdo di vista? Ma quando mai? Tanto mo mi colpisce da dietro, lo so, mi sto cagando sotto tipo tanto. No. Ma qual è lo scopo di questa cosa? Aia, ho capito. Allora raga, devo andare laggiù. Attiviamo questa luce che poi non mi serve. Mo mi faccio fare giro tondo. Vieni qua, stronzo, vieni qua. Eccomi. No, vaffanculo. Mi hai fregato, bastardo. Allora, io devo andare là. E come cazzo si sposta? Dai. Dai, porca puttana. Sgusci come un'anguilla. Poi non ho letto quello che c'era scritto dopo. Dio. Attenzione, ma la cosa è che sono troppo gasato, ragazzi. Veramente Ghost mi ha caricato a mille. Quello poi che fa i passetti, cioè, ci riusciamo a passare là, vero? Sì. Se no non me l'avrebbero fatta aprire. Vai. Ancora? Oddio. Guarda cosa ho visto. Sì. Fanculo, stronzo. Perché c'è ancora la musichetta? Ok. Dai, vamos. Allora, se non sbaglio bisognava trovare tipo una chiave. Ma non mi dite che qua era, da dove? Ma non... Non credo di essere venuto da qua prima, no, perché non ci sarei mai voluto salire fino a lassù. Allora. Bene. Piove fuori, diluvia. A me quello che mi era piaciuto tanto in qualche altro episodio era il fatto di dei tuoni. Vabbè, dobbiamo andare di qua, perché non c'è alternativa. Ma non è che siamo tornati indietro, raga. Ciao. Oh.
Oh cazzo, 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 cazzo. Oddio, 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 oddio. Chi era? Era lui. È leggermente matterello. Tanto no, m'ha visto, guarda, è sicuro. È sicuro, è sicuro. Che bello. Ciao. Oddio. Mo viene qua. Oppure no. Carica le batterie, carica le batterie. Vai adesso, adesso, adesso. Dove è andato? Porca puttana. Lontano, vai lontano. Comparto sonoro ottimo comunque, raga. I passi, la cosa delle forbici, veramente terrorizzante. Allora, la chiave è andata. Dobbiamo trovare come tornare indietro. Ho capito, ma tu stai tutto il tempo qua. Cioè io devo... Perché voglio capire. Se lui se ne va, aspettiamo che lui si sta facendo un altro giretto. Perché se lui non se ne va, è scontato che devo stare tutto il tempo a scappare. Quindi forse siamo alla fine di Outlast. Poi sono interessato, diciamo così, a fare... Aia, porca puttana. Vai, vai. Apri, apri. Ho capito però, porca puttana. Non mi puoi failare queste cose. Vabbè, siamo morti, siamo morti. Cioè, di qua come faccio a scappare io? Vaffanculo. Mannaggia a te, oh. Porca puttana. Chissà se abbiamo ancora la chiave. Chissà se abbiamo ancora la chiave. Non lo so. Non lo so. Allora, devo trovare una via d'uscita. Perché già comincia con la musica? Scusate, cioè. Già, no, già mi ha ucciso. Nemmeno sono nato, già mi ha ucciso. Corri, 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 corri. Ho capito, però. Dai. Dove volete che vada? Sopra, è sicuro che ci sta una cosa là sopra. No, non è qua sopra. No. No, 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 ho capito, non mi uccidere. Stronzo. Fanculo. Ho capito, raga. Le faccio il troll, ma ha aperto lui l'uscita. Ciao, amico mio. Dai però! Vabbè, ho capito, ma sei coglione. Vabbè, e lui non scavalca. No, mi dovete spiegare il perché. O sarò io che scavalco male, perché qua non si può andare da nessuna parte. È l'unica cosa. Se gli chiudessi la porta. Vai, vai. Vai, via, 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 via. Cosa aspetti? Oh, vai, vai. Usala. Eccola. L'ascensore è sempre malefica, tanto. Eccola. Bastardo. Poi come cazzo ha fatto a scendere così? Dai, subito. Ci ha messo un millisecondo. Mi sta... Magari ci muore. Magari ci muori, oh, stronzo. C'è morto, godo. Ti presento una capra felice, uguale sono. Ah, uscita, raga, lo vedete laggiù che sventola? Certo. Non potevi andare là, devi andare qua. E quindi la storia non finisce qui. Perché... No, siamo tornati al... Cioè, ci stiamo avvicinando all'uscita, però siamo tornati ad uno dei piani. Poi quei tizi che mi rincorrevano prima... Prima, mi ricordo dall'ultimo episodio di mille anni fa. Dimmi che non si scende. Bene, bene. Mi piacciono le porte chiuse. Cioè, quando devi scappare le vuoi tutte aperte, però. Eccoli.
Oddio, mi ha fatto prendere un colpo. No. Scusate, eh. Dobbiamo scendere al piano di sotto. La logica dice questo. È ovvio che qua non è aperto. Però perché ci mettono il piano di sopra? Ci saranno le batterie. Facciamo tutto bene. Oppure invece c'è una porta chiusa e appunto. Ok. Questa è chiusa. Come si scavalca? Perché non... Oh, t'ho visto. Vieni qua. Allora, aspettate, eh. Ok, con X. E a me prima non andava. Io sento tipo rumori, tipo se qualcuno stesse sfondando le porte. Dove siamo finiti? Mi sembra di stare all'inizio un po'. Sembra. Tant'è che là che mo succede qualcosa. Perché deve scricchiolare tutto? Eccala. Però è una musica. Ma è, non è tipo il prete, eh? Thank God you survived. Oddio. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Cerca padre Martin all'esterno. No, 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 non di qua, non di qua. Cazzo! E questo qua era la porta di prima. Fanculo. Tutto buio e oscuro. Bello. Molto. La macchinetta fotografica, oh. La dovresti prendere secondo me, perché ci potrebbero stare prove. Ecco. Oh cazzo, sembrava. Sembrava una faccia. Cioè, veramente, oh. Solo 10 minuti. Eccola. Poi ci devono mettere questi rumori. E... Che cos'è? Raccogliere documenti che non ne ho letto nemmeno uno. Quindi comunque il tizio, cioè il tizio che ci ha fatto venire qua, troppi armadietti. Troppi armaditi, io già c'ho il dito su L1 per correre. Allora, aspettate un attimo, perché? Oh! Vada! Che cazzo è? Questa musica è un po', non so quanti di voi l'abbiano visto, Frankenstein Junior. All of it. Murkoff took so much from us. Mi piace, amico, perché turned us into these things because nobody cares about a few. Da dove? Ma perché, scusa, perché devi spegnere le fiamme? Ah, no, aspettate, come. Non mi ricordo più come si abbassava. Che stile. Stavo premendo R3. Ah, R3 come su Ghost. Cioè, vabbè, io uso il tattico, quindi. Se no invece normalmente cerchio. Comunque credo che siamo alla fine, raga, perché mi sembra. Cioè, questa musica. Torniamo indietro, perché voglio vedere di là cosa ci sta. Ho sentito tipo una porta che scricchiolava e si apriva. Cazzo. Cosa c'è scritto per aprire? Ah, quell'altra.
Ci deve essere una batteria qua, no? No. Allora, i luoghi inutili, invece no, i documenti, stiamo, i posti dove vado io ci stanno solo documenti, io voglio una batteria, che sto per finire, no, non è vero, mi ricordo ancora, raga, quell'episodio, attenzione a mille per le batterie, perché su me, cioè, deve essere una figata assurda senza batterie, perché comunque è tutto buio e oscuro. Però non lo farei mai. Quella dovrebbe essere la cosa per lavanderia e bagni, quindi sta tutto qua. Per due motivi. Uno, estremamente spaventoso. E l'altro, che non so. Certo, non l'avevo proprio visto. Non è che non so dove andare. Oh, non c'è. Perché? Ma allora, una cosa che diciamo, una critica, dai, perché comunque quando uno gioca ad un gioco, no, diciamo, deve essere schietto. C'è sempre quello che rompe il cazzo, porca puttana. Allora, è sempre così, cioè, questo Outlast, allora, a me piace, sinceramente, credo anche a voi, perché comunque molti, cioè, almeno abbastanza, lo seguite. E il punto è che è estremamente ripetitivo per alcune cose, perché, se non sbaglio, questa qua è già la terza volta che c'è sta la cosa di aprire delle valvole o roba del genere. E fino a un certo punto, ok, però... poi ovviamente quando stanno le valvole spunta fuori sto tizio che te cerca. È proprio tastativo. Cioè, credo di non aver mai usato questo termine in vita mia. Però vabbè, dai, c'è una prima volta per tutto. Non voglio sapere da che parte è andato. Batteria. Tanto mi arriva da qualche parte. Bagni. Uno sta al bagno. Cioè, le valvole. Una stanno al bagno e una alla lavanderia. È sicuro, perché... cioè, cos'era l'altro? Caffetteria, no? E da quando è... ti pareva che ci doveva stare un'altra entrata? Da quando è che ci stanno... le va... Did you bring your ducky? Hai portato la paperella? Sì! Sì! Valvole, valvole! Dai, questo qua non ci può arrivare! Suppongo, Giusto? Io credo di aver aperto la valvola più semplice. Perché se anche la prossima è così... quel bambino tutto pulito, ma che... vabbè, ovviamente è un manicomio, ragazzi, quindi... allora, io direi... non so quanti minuti... quanti minuti? Beh, meno di 20, quindi... ancora un po', comunque... luce di merda. Luce di merda. Lui tanto non può venire a prendere qua. Quindi siamo relativamente al sicuro. Ecco qua. Sì, sì, sì. Guarda qua. Bravo, bravo. Luce del cazzo, perché fa il... non so se lui la veda l'ombra lassù, però... tanto mi sposto, perché... bagno... cioè, aspettate, aspettate. Quello era il bagno, no? Aspetta un attimo, che sto solo a spostare la visuale per guardare... vabbè, ok, ora possiamo andare. La lavanderia sta dall'altra parte, quindi andiamo. Poi credo che bisogna correre per andare verso... sto cagando sotto. Ma qua non era da dove eravamo arrivati prima?
Nascondiamoci perché... le catenelle che si avvicinano non sono una bella cosa. Allora, là io sono... Cioè, non ho riguardato la seconda volta, però mi sembrava che la prima volta c'è scritto lavanderia da questa parte. Questo mi pare più tipo un ufficio. Quindi, da che parte è la lavanderia? Tu stai qua davanti a me, eh? Non lo so. Comunque, deve essere particolare. Cioè, secondo me sarà molto bello il DLC. Per il fatto che magari anche alla fine ci sarà qualcosa del genere. Però, secondo me, alla fine del DLC si spiegherà. Cioè, comunque nel DLC si spiegherà magari anche chi è appunto questo tizio, che è molto bello e ci fa sempre compagnia. Te pareva? Vabbè, però, dai. No, non mi uccidere. Vai. Dove vai? Nasconditi, vai così. Intanto t'ha visto. Che cazzo, m'ha ucciso, raga, sono morto. Niente. Infatti, oh, c'è il coso rosso, il led del joystick era diventato rosso perché ero morto. Adesso è bianco. E poi mi ricordo che era un altro colore pure. Credo blu, se non sbaglio. No, devo riaprire l'altra valvola pure. Facciamo un attimino ordine mentale, no? I bagni, la caffetteria, ok, no, la caffetteria era quella che stava di qua. E questa è una cosa. Adesso mi spunta il tizio, tanto là. Eccola. Cioè, no, giusto, mi devo nascondere. Allora, ragazzi, io direi che qua possiamo terminare. La prossima volta facciamo queste valvole, salviamo istantaneamente. E niente, ragazzi, io spero che il video sia piaciuto. Allora, vediamo qual è Outlast 1, Outlast 2, alla maschile, se non sbaglio. E credo, suppongo che siamo alla fine di questo viaggio. Che cazzo ha fatto? Che è? Come ha fatto? What the fuck? Oh! Non l'avevo mai usato lo zoom. Ecco, la luce è verde, raga. Ma è un verde, una figata, non l'ho mai visto. Troppo bello. Non so perché. No. L'hai scoperto alla fine dei video, Overpower. Cioè, in pratica, raga, no, è proprio sincronizzato. Cioè, adesso la luce è bianca. Così è verde, bianca, verde, bianca, verde. Parlando sempre quella del joystick. Quando moriamo, invece è rossa. Poi mi ricordo che c'era pure blu. Comunque, niente, ragazzi, il video è giunto al termine. Passate alla pagina Facebook, trovate il link in descrizione. Me l'ho fermato a parlare perché c'ho ancora il coso del gioco nelle cuffie, quindi sento ancora tutto. E niente, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.